Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Fable e siamo pronti per proseguire la nostra missione principale. Ho fatto un paio di side quest, mi sono un attimo andato a potenziare le abilità, ho fatto un pochettino di power up e finalmente potremo, diciamo, soddisfare le condizioni per non subire danni se siamo abbastanza bravi, però questo poi lo vedremo con calma. Allora, detto di ciò, cioè detto ciò, no, detto di ciò suona malissimo. Detto ciò, andiamo al bosco di Gibbet, che è dove ho fatto praticamente l'ultima missione, l'ultima side quest. Non avrò pietà di te. E adesso praticamente qui dobbiamo raggiungere la prigione dove appunto è, diciamo, rinchiusa la madre del protagonista. Smetti di comportarti come un ragazzino. Ok, qui mi attaccano completamente a caso. Zacket. Facciamo bella finisher e andiamo avanti. Praticamente perché adesso riusciamo comunque a non subire più danni nelle missioni? Perché ho potenziato sufficientemente la magia rallenta il tempo. Quindi adesso, tramite il tempo rallentato che posso scatenare grazie alla mia magia, posso effettivamente non subire più danni perché uccido i nemici ancor prima che loro stessi possano effettivamente toccarmi. Quindi questa è una cosa molto 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 comoda. Allora, parla con il guardiano del cimitero. Eccoci, qui siamo adesso in una zona nuova, completamente nuova. Qui ci saranno anche diverse tombe che potranno essere scavate e che ci permetteranno di ottenere e che ci permetteranno di ottenere delle ricompense. Qui c'è anche una porta Kallis. Lasciami in pace, bustola schifosa. Apro solo a nostro, il vecchio guardiano del cancello. Non a te e nemmeno a que. Esatto, lui si aprirà soltanto a nostro, che è praticamente un cavaliere, che appunto ha disseminato la sua armatura qui nel cimitero. Infatti, una delle missioni che devo fare è recuperare questa armatura per aprire quella porta. Ne hai un'intera collezione. Deve valere una dannata fortuna. Sì, ho distrutto la cripta ed era tutto lì a terra. Faresti meglio a nasconderlo prima che qualcun altro lo rubi. Non preoccuparti, l'ho nascosto in diversi punti del cimitero. Non lo Esatto. troverà nessuno, nemmeno i non morti. L'unica cosa che non sono riuscito a nascondere prima che arrivassero è l'elmo. Qui andrà bene per ora e terrò quei portali chiusi a chiave finché non riuscirò a vendere tutto. Shh, cos'era quello? C'è qualcuno laggiù. Sarà meglio che vada. Sì, esci dalla mia casa, dannato contadino. Va bene, me ne vado. Cercavo solo un posto dove dormire. Esatto, quindi abbiamo scoperto che praticamente l'elmo di nostro, ovvero il capitano, lo possiede e tutta l'armatura la possiede questo tizio. Qui tra l'altro ci viene data la vanga, soltanto adesso ci viene data. Ah, salve. Affari Eccolo l'elmo, dell'agenda, è quello che si eh? vede là dietro. Vuoi attraversare i cancelli del vecchio reame? Sappi solo che non vengono riaperti da generazioni. Dicono che solo nostro, il guardiano, sia in grado di aprirli. Ma il vecchio nostro è morto circa 200 anni fa e ora i segreti giacciono sepolti con lui nella sua cripta. Suppongo che tu voglia entrare nel cimitero. Bene. Andiamo. La cripta di nostro è dalla parte opposta del cimitero, oltre il fiume e in cima alla collina. Ok, ora lui mi sta seguendo, però io Aspetta! posso dirgli di aspettare qui, entrare in casa e prendere l'elmo di nostro, che è la cosa che devo prendere subito. Oddio, già siete qui?
Ok, e praticamente adesso in tutto il cimitero sono disseminati i pezzi dell'armatura. Quindi io in tutte le zone in cui posso scavare devo cercare per trovare i pezzi delle armature. Questo è un tatuaggio. Qui si può scavare. Ci sono anche delle chiavi d'argento, se non erro, qua. Ovviamente spuntano mostri, perché diciamo che la quest nel frattempo sta progredendo, no? Perché il nostro guardiano del cimitero sta andando avanti. Quindi man mano che lui va avanti ci sono gli zombie che... cioè, ci sono i non morti che praticamente spuntano per impedirmi di andare avanti. Ovviamente li one shot, non c'è assolutamente problema. Ecco, qui c'è una zona dove si può pescare. Ed è qui che, se non sbaglio, la chiave d'argento. O forse addirittura era un pezzo dell'armatura di nostro. Forse un pezzo dell'armatura di nostro era dentro l'acqua. Non me lo ricordo. Allora, mi ricordo che forse c'era... esatto, una chiave d'argento, no? E allora mi sa che i pezzi sono veramente tutti disseminati qui nelle zone dove si può scavare. Ecco, qui si può scavare. Eccola, la spada di nostro. Che tra l'altro questo non è un equipaggiamento che però potremo utilizzare noi, sì. Questa non è... Qui c'era forse qualcos'altro di nostro. Ah no, un'altra chiave d'argento. Madonna mia, qua si possono farmare le chiavi d'argento a go-go. Anche questo è un ottimo posto per farmare le chiavi d'argento. Con il metodo sempre del glitch. Altra chiave d'argento, what the fuck? Non me le ricordavo tutte queste chiavi d'argento qua. Allora veramente questo è il posto super, super eccezionale per farmare. Qui c'è un'altra cosa per scavare. 250 di oro. Ah no, qui non si scava. Ok, questi sono tutti morti. Qui si può scavare. Pozione di cura. Allora sì, qua già c'eravamo stati. Qui ci sono altre tombe. Ecco, qua si può scavare. Basta che scavate, diciamo, i pezzi dell'equipaggiamento di nostro, comunque li trovate, perché alla fine si trovano qui, non c'è remissione di peccato. Lì c'è un'altra zona dove si pesca, e forse era lì l'altro pezzo dell'armatura di nostro? Pozione della volontà, qui si può scavare ancora. Pozione di cura. Qui nel frattempo spuntano ancora tizi random. Qui si pesca. Comunque tre chiavi d'argento qua si trovano. Cioè le puoi prendere praticamente. Cioè puoi farmare tre chiavi alla volta qua. Qua è veramente buono. Ah no, ma in realtà, vero, qua non si può richiudere la missione. Scudo di nostro? Ah, vedi, c'era allora qualcosa in acqua. Non avevo il ricordo specifico, ma qualcosa sotterrato. Effettivamente. Perché questa comunque, se io vado a salvare, salva mondo ancora. Ah no, salva eroe. E allora sì.
Certo che si può fare, perché allora la missione qua già me la dà contato. Questa è la cripta? Ma ancora però non ho tutto. Perché ora spunta il fantasma. Il mio elmo, la mia spada e il mio scudo. Riportameli e ti mostrerò la strada. Esatto. Mi manca ancora la corazza. Perché l'elmo, la spada e lo scudo ce li ho. Mi serve solo la corazza. Cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattimento. Canna da pesca. Vedete, qua mi hanno dato praticamente gli strumenti. Cioè, me li hanno dati soltanto adesso. Gli strumenti che ti servono ovviamente per completare questa missione. Perché un pezzo ovviamente è sotterrato e un pezzo invece è dentro l'acqua. Ecco, qui c'è l'armatura. Parli con gli scherzi. Sì, sono pazzo. Ok. E qui adesso possiamo ridare tutto al nostro comandante. La mia corazza, il mio elmo, la mia spada e il mio scudo. Portati e io ti mostrerò la strada. Vi ricordate la porta Callis? Esatto, adesso la possiamo aprire. Così lo hai aiutato a ritrovare la sua armatura. Allora ti lascerò passare, ma fai attenzione. Non voglio le tue impronte dappertutto. E adesso finalmente possiamo accedere. Ma scusa, ma questo perché mi sta seguendo ancora? Madonna mia, ma quanti ce ne sono? E sì che sono scarsi perché li one shot, ma... non finiscono più. Sì, vabbè, ma mi sa che qua vanno avanti all'infinito. Non sei il benvenuto. Torna sui tuoi passi finché puoi. Eh sì, mi sa che qua è fatto apposta, tipo che ti spuntano all'infinito. Fiala di resurrezione. No, qua non credo che c'erano zone dove poter pescare. Questo è un buon posto però per formare l'esperienza. Ma quanto me ne danno? Vedi, 1200, 1300. Oddio, non è malvagissimo. Certo, se aumento il numero delle combo, giustamente mi danno sempre di più. No, è morto, poverino. Un bel farming. Non ti permetteremo di continuare. Veramente, che bel farming qua. Cioè, guarda, sono a 6000 arrivato.
Che bellezza. Ah, però poi finiscono a un certo punto. Lui controlla la porta e a te non è concesso passare. Beh, che a me non sia concesso passare. Ecco, ora mi sa che stai un po' esagerando. Miglioramento argento. Questi si possono vendere a una buona cifra, se non sbaglio. Forse. Non ricordo, però. Ok, qui dovrebbe esserci il boss adesso. Dai, vieni qui. Ecco, vedi, qua adesso devo aspettare che loro entrino dentro qua il cerchio per poterli uccidere. Si accendono. Ok, vedete, si accendono praticamente i teschi. Sì, qua li dobbiamo uccidere dentro il cerchio, quindi... Facciamoli entrare, facciamoli diventare tangibili. Ok, mancano gli ultimi due. Uno. E due. Ora qui arrivano i tre big guy. Aia. Perfetto. Easy. E abbiamo completato la missione, quindi adesso possiamo accedere Hai ricevuto una nuova missione. Qui sono side quest. Qui c'è un altro forzieruccio. Miglioramento perforatore, che vabbè, non è che mi faccia impazzire. E qui c'è un altro bel forzieruccio con una fiala di resurrezione, che schifo non ci fa. Allora, detto questo, io non so quali side quest effettivamente ci sono, sapete? Non so se sono side quest che, diciamo, sono collegate con la lore o se sono side quest a caso. Allora, andiamole a vedere queste side quest. Vediamo se sono effettivamente side quest di lore. Se non sono side quest di lore, le lascio in sospeso e andiamo avanti. Andiamo avanti con la storia. Altrimenti interrompiamo e facciamo anche queste side quest. Caccia alla taglia. I banditi hanno preso in ostaggio i cittadini di Bowerstone. Rintraccia la banda e libera gli ostaggi. Caccia alla taglia, se non sbaglio, è una di quelle missioni per gli indizi del tesoro? Se non ricordo male, sì. Se non ricordo male, sì. Per cui ve la faccio vedere. Dovrebbe essere questa la missione, se non sbaglio, per l'indizio del tesoro. Però potrei sbagliarmi. Potrei sbagliarmi. Allora, nessuna protezione, no, nessun graffio. Agisce alla svelta. Ok. E decapita il leader. Ok. Allora, io ci vado a piedi. Ci andiamo a piedi perché? Perché se io faccio il teleport perdo praticamente la chiamata vicino alla zona della quest principale. Quindi non mi conviene.
Grazie a Davo, sei qui. Il gruppo di banditi che stai cercando ha preso degli ostaggi. Sono andati verso Greatwood. Forse riuscirai a raggiungerli. Buona fortuna! Io rimango qui e cercherò di inviare dei rinforzi. Eh sì, perché è giusto quello di Greatwood. Mi sa che è questa veramente la missione. Perché io mi ricordo che c'erano dei banditi che appunto ti davano... Cioè, che dovevi sconfiggere dei banditi per ottenere l'altro pezzo di tesoro, diciamo. Un eroe ci sta dando la caccia. Se dovesse prenderci, addio riscatto per questi due. Sarà meglio svignarcela, dividiamoci. Bob, tu andrai a Fisher Creek con questo. Io e Reb andremo verso il lago di Greatwood con l'altro. Esatto, il lago di Greatwood. Lasceremo qualcuno a prendersi cura di lui, andiamo. Ok, quindi sbrighiamoci. Ora qui per non subire danni ovviamente la strategia è semplice. A sbarazzarsi di Milo. Vedete qua, rallentare il tempo ci fa diventare estremamente più forti. Poi abbiamo anche il multiattacco, quindi siamo OP. Ok, andiamo di qua. Questo cos'era? Fisher Creek? Sì, tanto devo andare, mi sa, in tutte e due. Devo andare sia a Fisher Creek che al lago di Greatwood, quindi... cambia poco. Questo tizio continua a minacciarmi, fai qualcosa! Avanti, dai il peggio di te! Non sei all'altezza di contrastare me e la mia banda. Tu dici? Non muovi. Attenzione. La tua non posso guardare. Stai in guardia. So tollerare il dolore. Olè. Grazie per avermi salvato, eroe. Ma il gruppo di banditi ha ancora mia sorella. Ho sentito i banditi dire che l'avrebbero portata al di là del lago di Greatwood. Intercettali. Torno a Bowerstone, la sarò al sicuro. Esatto, e lì prenderemo un altro pezzo della... Lì prenderemo un altro pezzo della... del tesoro. Un altro indizio del tesoro. Allora, qua c'era, esatto, anche diverse zone di pesca. Quindi vi faccio vedere anche queste zone di pesca. Queste sono cose che magari sono secondarie per un gioco come può essere Fable. Però io ve le voglio far vedere proprio perché... sto facendo un gameplay completo, quindi voglio farvi vedere appunto qualsiasi punto, qualsiasi cosa durante appunto la storia, cioè proprio durante il vostro, diciamo, percorso, no? Quindi se anche voi avrete intenzione di utilizzare questo gameplay come guida, avrete la possibilità di poter fare tutto praticamente fatto bene e nel migliore dei modi, anche perché io quando non mi ricordo qualcosa o la sbaglio mi correggo e vi dico poi successivamente come poterla fare meglio di me. Quindi potreste fare anche qualcosa ottimizzata meglio, cioè potreste anche ottimizzarvi meglio come, diciamo, come gameplay in generale, che è una cosa che tutti quanti ovviamente vogliono fare nel proprio arco, magari con nel proprio arco di tempo con i loro giochi preferiti. Mi sembra anche corretto. Okay, questo lo possiamo prendere subito, easy. Anche qui un'altra chiave d'argento, nel frattempo, così lo sapete. Però vero, devo fare la missione entro il tempo limite. Vabbè sì, 3 minuti sono più che sufficienti per ammazzare tutti.
Qua non so se c'è qualcosa che dovevo prendere. Ecco, viaggio di un eroe. Ah, vabbè, c'è anche da dire che comunque nel frattempo non l'ho fatto vedere off camera, ma tutti gli altri libri che avevo preso li ho consegnati alla biblioteca e ho completato la side quest della biblioteca, o comunque della scuola. Quindi, allora, qui non li combattiamo questi. Così risparmiamo Sono del tempo. Sono colpito, eroe. Ma il mio capo ha preso un altro ostaggio da qualche parte vicino al lago di Greatwood. Non credere di riuscire a sconfiggermi. Guarda questo. No! È riuscito a prendermi. Ma non ci posso credere. Che sfiga che ho avuto. Non avrò pietà di te. Mantieni saldo lo spirito. Cioè, mi ci sono messo di fronte mentre stavo attaccando. E mi ha fottuto. Mi ha... Che sfiga. Veramente. Questa è stata sfighissima. Questa è stata sfighissima. Perché con il tempo rallentato io praticamente non vengo mai colpito. Cioè, mai nella vita proprio. Niente, vabbè, sfiga qua. Qua purtroppo è stata sfiga. Non avrò pietà di te. Peccato. Perché comunque non farsi colpire. Cazzo, morirà. Ok. Morirai. Ah. Ancora? Ok, fatto. È anche facile. Cioè, giocare col mio tempo rallentato ti rende veramente OP. Ci hai salvati tutti. Grandioso. Ancora grazie, eroe. Ora andrò a Bowerstone per... Va bene. Ecco qua, esatto. Indizio per il tesoro. Quanti ne ho indizi del tesoro? Ne ho 5, se non sbaglio, adesso, giusto? Allora, indizio 1, 2, 4, 5... Sì, mi manca l'ultimo praticamente. Però l'ultimo mi sa che si trova più in là. Potrei anche prendere, in realtà... Potrei anche già prenderlo adesso il tesoro, perché bene o male io mi ricordo che si trova... Io mi ricordo che si trova praticamente qui nel frutteto, nella zona del frutteto. Però non ricordo effettivamente. Vediamo se avevo ragione, perché in realtà dovrebbero dirmelo. Allora, comincia la missione. Vai nella regione dove Hob, ladri di mele, furono scoperti in legione. Esatto, quindi nel frutteto. La tua caccia al tesoro andrà a segno se inizi a cercare laddove la frutta giace sul legno. L'ala della più vicina costruzione indica una direzione. Seguila, ma senza esitazione. Non stai girando in tondo. Se questo risolverai, ripeti l'ultimo indizio e non ti sbaglierai. La ricompensa è sotterrata alla fine del tuo percorso. Procedi come ordinato fin quando non sarai nel bosco. Sì, però mi serve l'altro indizio. Sì, mi serve il terzo indizio, perché sennò... Oddio, no. Mi ha tolto il... No. No, mi ha tolto praticamente la strada fatta. Ma l'ha tolta lo stesso. Va bene. Vabbè, niente, rifacciamo la strada, tanto ormai non mi attaccherà più nessuno, quindi possiamo andare tranquillamente. Non so se effettivamente una volta raggiunta questa zona io posso incontrare subito la madre del protagonista oppure no. Non ricordo se c'era qualche cos'altro di intermezzo, perché mi ricordo che il livello della prigione era un livello a parte, cioè nel senso... Salvare la madre era, se non sbaglio, una cosa a parte. Non vorrei dire una cagata, perché io i ricordi ce li ho di Fable. Lo ricordo molto bene, l'ho giocato tantissime volte e me lo ricordo abbastanza bene. Solo che alcune cose
purtroppo le ho sempre confuse. Non ci posso fare nulla. Le ho sempre confuse. Allora, siamo già al cerchio dei morti. Quindi entriamo adesso nella cripta. E credo che dentro la cripta... Non mi ricordo cosa c'era qua. Forse qui adesso partiva la missione. Esatto. Ecco, trova tua madre e fuggi dalla prigione di Bargate. Ok, allora sì, era questo. Niente, questa puntata la faremo un po' più lunga. Oppure la concludiamo qui e la prigione la facciamo nella prossima. Sì, che abbiamo raggiunto già una mezz'oretta, quindi facciamo una cosa. Ci salutiamo qua e nella prossima missione facciamo tutta la parte della prigione con liberazione e fuga con la madre. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.